ferma di pastorello, tu e il tuo grigio. Prego, te lo chiamo grigio, questo non c'ho grigio, su pecore. Mauris, che il panino rosso, prego. E c'è tanto questo, domenico. E questo lo nuovo bianco. E che io luce non lo tengo. Ma no? Ti dovrei fare la multa perché ci vuole il panino bianco in testa e il panino rosso in coda. Tu vuoi fare la multa a me? Mangi lo sai chi sono io? Io sono lo primo pecoraro dello principe Moroscalco. Beh? E bello principe, mi ha detto che lo panino rosso non gli serve. Quella è roba per giocare. Senti, pastorello, qui sulla strada comando io, di al tuo principe che ci vuole il panino rosso, altrimenti ti faccio la multa! Fatto guardo che lo principe te ne ha frusto con sette staffine, tu ci un povero uomo, comunque a me, si capita. Vattene, pastorello, prima che prenda il provvedimento! Oh, senti, c'è una macchina ferma al 70° chilometro. E chi se ne frega? E fa come te pare. Ma guarda che è la macchina di Silva Coscina. Silva Coscina, sì. L'attrice del cinema? Sì. Silva Coscina. Buongiorno. Ho saputo del suo incidente e sono corso prontamente. Grazie, è molto gentile. È una vera fortuna che lei sia arrivato, altrimenti sarei rimasta qui. Non c'è di che, signorina, io sono un vigile. Tu sgari e io te stango. Chiedi aiuto e io volo al salvamento, specie se mi chiama Silva Coscina in persona. Lei è gentile, ma guardi, ho molta fretta. Alle 4 mi aspetta Mario Riva alla televisione per le prove. Questa sera sarò al musichiere l'ospite d'onore. Niente, poco di meno che! Scusi. Ma che fate, le prove al musichiere? Ma sì, sì. Ah, non lo sapevo. Immaginavo che c'era il trucco, questo sì. Scusi. A proposito, quel ciccione del controfagotto, com'è Naffini? Ma guardi, io non ne so niente, piuttosto se ne intendi di meccanica. Ma una certa praticaccia ce l'ho. Meno male. Vogliamo dare l'occhiatina? Ma sì. Ci vorrà molto tempo? Perché c'ha fretta? In non batter d'occhio accomodiamo tutto. Diamo una bella sistematina al carburatore. Lo riempiamo di benzina e la macchina parte più facilmente. Mi dica, Silva Coscina, ma è vera quella storia del cucchiaino a caffè? Quale storia? Dice che lei mangia la minestra col cucchiaino a caffè per paura di assallargli la bocca, è vero? La minestra col cucchiaino da caffè? Ma chi gliel'ha dette queste sciocchezze? Ma non saprei. Credo di averle dette in un giornaletto. Anzi, in quel giornaletto c'era anche scritto che è molto difficile entrare a Cinecittà senza un permesso speciale, vero? Ma che ha fatto? Ma non vedi che sta colando tutta la benzina? E beh che? È il carburatore che è saturo e viene fuori, vero? Stia attenta, Silva Coscia. Io adesso metto i fili a massa, vero? Ora se vuol provare ad accendere il motore, vedrà che succede. Affondi tutto l'acceleratore. Ma non sarà pericoloso? Niente, ma che pericoloso? Ce so io qua? Basta mettere i fili a massa. Lei accende il motore, che il resto va da solo. Silva Coscina, dia una bella affondata. Ma non è pericoloso? Ah, ce li fa questa col pericolo, affondi. Ancora? Sì. Così? Giù, giù tutto. Giù tutto, Silva Coscina, affondi. Affondi, dia una bella affondata. Non sente il motore come canta? Oddio. Oddio, che è successo? Una bella fiammata, queste sono le macchine italiane, ma lei che ha molte possibilità, perché non si compra una bella Mercedes? Ma che Mercedes? Mi ha bruciato il motore, non vedi che fuma tutto? E adesso che facciamo? Mi dia qua la coperta, per favore. Ma quello è un plaid, l'ho comprato a Londra, mi costa 25.000 lire. Ma che so, 25.000 lire, quello che guadagna in città, andiamo! Ma tu guarda che guaio ho passato io oggi, che guaio, presto! Silva Coscina, ammazza la grana e ciao! Eccola, che guaio! Ecco, eccola. Il più è fatto, vede? L'incendio l'ho già domato. E adesso che facciamo? Che facciamo, Silva Coscina? Ma io come riparto? Abbiamo dei buoni meccanici qui nella nostra cittadina. Si interpella il migliore, per Silva Coscina questo è l'altro. Guaio, ce l'ha il triangolo lei? Ma sì, 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 ce l'ho. Ma come sì, sì? Capri, andava leggera. Silva Coscina, il triangolo è indispensabile, sa. Si mette il triangolo, appunto perché se arriva qualcuno si evita un altro disastro, vero? Lo si mette a debita distanza, ecco qui. Ora, Silva Coscina, possiamo pure andare a telefonare al meccanico. Ristorante Bella Vista. E se gradisce, ci beviamo pure qualche cosa, per forza, perché se no ci fa telefonare quello. Qui. Gradisce qualcosa di forte? Che al gioco inchinando di contento la gilopra dell'uomo grave secondi. Papà,
Io ho finito. Ah, ma sei stato svelto. Sei veramente bravo. Quanto ti devo? Ai, non parliamo di denaro, che mi offendo. Ma che ti offendi, papà? Io ci ho lavorato due ore. Ci stanno pure 1.000 lire di guarnizione. Facciamo 1.521. 1.005. E grazie, caro. Sfacciatore, vatti a prendere un bel gelato gigante con panna. Birbacione. Se permette l'accompagno, Silva Coscina. Sì, grazie, ma facciamo presto. Dai, che ho? Oh. Mamma mia, che è successo? Oddio. Mamma mia, che botta tremenda. Che ha sbattuto? Contro la macchina del sole? Sì, ha sbattuto al triangolo. Ma chi l'ha inventato sta fregnaccia del triangolo? Oh, giovanotto, che offendi il triangolo, te sbatto dentro, sai. Pure. Il triangolo si mette per segnalare la macchina in sosta. Ma io la macchina in sosta l'avevo vista. È il triangolo che non se vede. Beh, portamelo all'osteria, va. Ma che osteria? Portamelo all'ospedale col camioncino, via. Prendete il numero della targa, che mi ha pagato i danni. Apri gli occhi un'altra volta e non interferire sulle mansioni del vigile. Silva Coscina. Si è fatto molto male? No, non si impressioni, Silva Coscina, solo un po' di bua. C'aveva un buco in fronte grosso così. E adesso che si fa? E che si fa? Adesso per colpa di quell'idiota debbo compilare il verbale dell'incidente. Altra perdita di tempo. Favorisca la patente per cortesia, Silva Coscina. La patente? Veramente non ce l'ho. Ai, perché? L'ho data alla mia segretaria per farla bollare. Ma è molto grave. Ma sa, sono partita in fretta, allora. Ah, andiamo alla macchina e prendiamo il libretto di circolazione. Ma anche quello l'ho data alla mia segretaria per rinnovare il bollo. Ai, ma lei viaggia senza bollo. Perché? È molto grave. Osteria, ma lo sa che per un reato del genere non solo c'è l'ammenda, ma c'è anche il carcere. Non vorrà mica arrestarmi, no? E poi lei è così simpatica. Pensi un po', c'è Letti Otello sbatte dentro Silva Coscina, un bel sciacca pubblicitario. Ma adesso la prego, lasciamo una pubblicità. Per questa volta mi lascio andare. Guardi, sono veramente in ritardo. Ci sono 18 milioni di telespettatori che mi stanno aspettando. Sia gentile, mi lascia andare. Ma che sta dire? Sto scherzando. Davvero? Ma io di fronte a una personalità attesa da 18 milioni di italiani, ma io mi inchino, la osseguio, molto onorato di averla conosciuta, la saluto e la lascio andare. La ringrazio tanto, lei veramente è molto molto gentile. Non so, potrei fare qualcosa per lei? Magari, le faccio un piccolo appuntino. Sì. Silva Coscina, guardi un po'. D'accordo. Sì? È solo per vedere che faccia fanno. È stata una fortuna di niente, sti incontri. Arrivederla e tante tante grazie ancora. Vabbè che... Ciao, zio. Ma questa la paga. Ci sono 500 lire in più perché però mi ha fatto fare lavoretto. Ma bravo, va su, vatta a fare il bagno che è sabato. Poi mangiamo in fretta e andiamo a vedere il musichiere. Che lavoretto ti ha fatto fare tuo padre? Mi ha fatto aggiustare la macchina della Coscina. Hai detto la Coscina? Sì, quella che fa il cinema. La Coscina? Vieni un po' giù. Che vuoi, ma... E tuo padre dove l'hai lasciato? Dietro al pagliaio. Con chi? Con la Coscina. E che stava a fare dietro al pagliaio? Stava a recitare Piobove. Piobove? E che? Boh, sarà sempre roba di macelleria. Questa sera abbiamo ospite del musichiere, Sua Eccellenza la Bellezza. Niente poco di meno che Silva Coscina. Buonasera Silva e benvenuta al musichiere. Ah, e perché sei cresciuta da 2 anni a questa parte? Può darsi. Ma Silva Cosci. Ma è molto meglio di persona. Ciao Amalia. Ciao. Ma chi la conosci? Ah no? Senti, è vero che... Ah, la conosci? Senti, creato te, però sì. Che? Ah, sei proprio maligno, ma dice... ti invidia la tua. E lo grido, lo sai che per me lo devono allargare che... il cinemascope, per me... Senti Mario, prima di incominciare, posso salutare una persona? Cominciamo subito con i saluti. Non devo farlo. E se lo devi fare, fallo. Un caro saluto ad Otello Celletti. Come hai detto? Ah, Otello, hai visto? T'ha salutato. Te conosce, è bravo Otello. Capito? Lasciatela parlare. Un attore che viene Burini. Ma salutate. Ma sì. È un'incrociata. Ah, Isa, ma questo non l'avevamo ma provato. Sì. Lo so. E adesso dovrai spiegare a 18 milioni di telespettatori che è Otello. Non posso. È un segreto tra me e lui. Ma questo Otello è un bel giovanotto? Sì. Romano? Sì, e pure simpatico. Pure simpatico? Ah, te dico, ma che aspetti, dico? Ma non la vedi? Senti, Silva, è vero quello che dicono i giornali che stai per fidanzarti? Otello Celletti, come ti capisco. Ma no, ma che dici? Ma che sta dicendo? Sta zitta, Maglia, sta parlando di me. Lo sento che sta parlando di te. L'hai salutato. Ma sei proprio terribile, Mario. Mi costringe a svelarti il mio piccolo segreto. Beh, un vigile mi ha fermato oggi al 70° chilometro da Roma e poi mi ha lasciato andare. Beh, ha fatto il suo dovere. Ma veramente ha fatto un'eccezione. Eccezione perché? Te lo dico in un orecchio. Sì.
ero senza patente, senza bollo e senza libretto di circolazione. Eppure mi ha lasciato andare lo stesso. Senza bollo? Eh già. Senza patente? Mm-hmm. Senza libretto di circolazione? Eh già. E ti ha lasciato andare? Sì. Vigile Celletti, come ti capisco? Sei veramente fortunato. Anch'io al posto tuo non avrei fatto la contravenzione alla signorina Coscina. E cosa arriva? Fortunato. Hai terminato con questi saluti? Oh, va da mamma, va. Remo, va avanti con tuo zio, va. Va. Mamma mia, non mi mette le mani addosso perché ho taggia la divisa. Vabbè, allora andiamo a casa. Ma non possiamo parlare qui. No, andiamo a casa. Ma insomma, Maglia, fra me e la Coscina non è successo niente. Abbiamo preso il tè con dei pasticcini, ma nulla di materiale. Bella figura che mi hai fatto fa, eh? Non te sei accorto che si sono rivoltati tutti dalla parte mia? Me la devi incontrare, sta scema. Io faccio un muso più gonfio di quello che si ritrova. Ti prega, Maglia, non offendere la Coscina. Non offendere la Coscina? Ma come tu oggi non gli fai la contravenzione, rischiando di perdere la divisa e quella denomina davanti a 8 milioni di telespettatori? 18 milioni, ma insomma ti dispiace che io per una sera sia diventato così popolare e che l'Italia intera abbia ascoltato il mio nome? Ah, gli hai detto te allora di fare il nome tuo? No, sono cose che tu non puoi comprendere, Amalia, tu non mi hai mai capito. Io non t'ho mai capito. Ma chi è che t'ha sempre difeso? Ma non ti ricordi quando eri disoccupato e la gente mi diceva lo mandi a lavorare e io devo rubare sulla spesa per comprarti un pacchetto di sigarette, eh? Sono cose che non contano. Ma queste sono cose che non contano. Ma insomma, io oggi ho vissuto un'ora con una persona che mi ha aperto altri orizzonti. E quali sarebbero sti orizzonti? Mia cara Maglia, mai in 12 anni che noi viviamo insieme, mai una volta che tu avessi pensato di prepararmi una tazza di tè con dei pasticcini. Ma va a morire ammazzato, a te la Coscina!